torna in pista sul circuito di Magione l'elettrizzante FX80CC. Il campionato riservato alle vetture turismo è protagonista nell'ambito della Formula X Italian Series. A due sole settimane di distanza dal round andato in scena sul tracciato di Vallelunga, i protagonisti della prima divisione tornano a sfidarsi per il quarto appuntamento stagionale sul tortuoso tracciato umbro. Tra gli iscritti al via, nel ruolo di osservato speciale vi è l'equipaggio formato da Massimo Arduini e Giuseppe Bodega a bordo della Peugeot 308, chiamato a dare la caccia ai leader della classifica Silvano Bolzoni e Andrea Marchesini su Seat Leon. Il weekend di Magione coincide con il debutto nel mondo delle ruote coperte del bolognese Giacomo Germandi, mentre puntano a confermarsi tra i protagonisti anche Gian Lorenzo Moretti, Lorenzo Paoloni, Alfredo Pellegrino e Francesco Palmisano, senza dimenticare la presenza della Leon di Fausto Flavi e della Porsche Cayman di Lorenzo Semprini. La sessione di qualifica vede primeggiare la Peugeot 308 del duo Arduini-Bodega, che con il crono di 1.15.607 ottiene la pole position, mettendosi alle spalle la Leon di Bolzoni-Marchesini e un sorprendente Germandi, il quale a sua volta precede Moretti, Paoloni e Flavi. Ciao, sono Massimo Arduini, corro con Giuseppe Bodega, dividiamo questa bellissima 308 TCR nella ATCC Prima Divisione. Oggi è andata bene, abbiamo fatto la pole, e domani gara bagnata, gara 1, quindi non abbiamo mai corso su bagnato con questa macchina. Rispetto alle competitor non abbiamo l'ABS, quindi dovremo contare solamente sulla nostra guida. Buongiorno a tutti, sono Giacomo Germandi. Dopo 5 anni con le Predator, oggi è la prima esperienza in ATCC con la Seat Cupra TCR, esperienza bellissima. Non siamo riusciti a fare test in settimana, quindi oggi veramente giorno di esordio, macchina fantastica e siamo riusciti con una qualifica veramente sprint. I ragazzi di Lema e di Arp Racing hanno fatto un lavoro fantastico e siamo riusciti a mettere la macchina in terza posizione e a solo 8 decimi da Arduini, quindi una soddisfazione enorme. Io domani spero che sia asciutto, perché sul bagnato non l'ho mai portata, e se domani piove cercheremo di partire piano, di portare la macchina in fondo, di fare esperienza e poi vediamo come va. Ciao a tutti, sono Gian Lorenzo Moretti, corro nella prima divisione di TCC Turismo con una Leon Supercoppa. E niente, le qualifiche sono andate abbastanza bene, nel senso che veniamo dal weekend di Vallelunga dove abbiamo avuto un danno alla vettura e abbiamo fatto il quarto tempo assoluto con il primo di categoria, quindi siamo contenti. Abbiamo qualche noia al cambio, adesso appena ci rilasciano le macchine dal parco chiuso cerchiamo di risolvere per domani. Domani è una gara un po' così, danno bagnato, quindi staremo a vedere. Sono Paolone Lorenzo, divisione 1, gruppo B, corro con una Fiat X19 motore Suzuki Moto. Quest'anno sto correndo contro tutte queste mostri di macchine TCR e è abbastanza dura, però cerchiamo di essere tra la bagarra. Per domani, prima di tutti, aspetto che ci sia un po' di sole. Poi quello che viene viene, però l'importante è sempre divertirsi. Sono Fausto Flavi, corro con la Leon Cupra TCR, sono sesto in griglia oggi, mi aspetto una bella gara, importante non fare a sportellate, che è la cosa più importante, è portare a casa la macchina. Speriamo domani il tempo non sia così brutto come sono le previsioni. Comunque mi trovo bene in questo campionato. Grazie. Pronti per la green flag, si transita davanti al rettifilo box con Bodega al comando. Inizia in questo momento il terzo giro di gara ed è gara a tutti gli effetti. Bodega, Bolzoni, Germandi, Moretti, quindi Paoloni. Vediamo che Moretti va. Attenzione, subito un testacoda di Jack Germandi. In curva 1 riesce per fortuna a ripartire. Mentre l'attacco di Bolzoni all'esterno. Su Bodega vediamo i due affiancati nel rettifilo poste box con Bolzoni all'interno che va a prendere il comando del gruppo, la staccata e Bolzoni al comando. Chissà
distanza, magari gettarsi alla caccia di Flavi in testa a coda, proprio Fausto Flavi, attenzione, situazione di pericolo, curva 3 con Flavi che ora deve cercare di ritrovare attenzione all'attacco di Bodega sul rettifilo, i due sono fianco a fianco, vediamo il tentativo di Bodega, ma per il momento Bolzoni riesce a respingere l'attacco del rivale, ma intanto siamo giunti all'ultima curva di questa entusiasmante gara 1 ATCC prima divisione con la bandiera a scacchi che va a salutare il successo di Silvano Bolzoni che dunque conquista un meritato trionfo, ma che gara con Bodega che non ha mollato sino all'ultimo. Bandiera verde, si parte in questo momento con Germandi che si fa vedere subito alle spalle di Arduini tentando un attacco prima all'esterno poi all'interno, si arriva alla staccata di curva 1 con Marchesini che ha un buon margine su Arduini e Germandi, un Germandi subito molto aggressivo, molto carico in queste prime battute di gara. Mentre tutti si migliorano, attenzione Moretti, Moretti lunghissimo in curva 1, errore per lui che però riesce a riportarsi in carreggiata fortunatamente. Attacco di Germandi su Arduini in curva 1 e Germandi si va a prendere la seconda posizione. Germandi nella ghiaia, colpo di scena, Germandi nella ghiaia in curva 1, quindi costretto a dire addio ai suoi sogni di gloria al termine di una bellissima rincorsa. Ultime curve per Andrea Marchesini ed eccola la bandiera scacchi che va a salutare il successo di Andrea Marchesini che quindi bissa quanto fatto già in gara 1 dalla compagna di squadra Silvano Bolzoni. Classifica finale Marchesini, Arduini, Germandi, Paoloni, Flavi, Moretti, Semprini e Palmisano.